Cecco di Pietro dimostra di essere uno degli artisti più rappresentativi della scuola pisana, realizzando a fine 300 questo stupefacente polittico. Colpiscono la raffinatezza delle punzonature, la scelta cromatica e l'attenzione per i dettagli. Tutto ciò è spiegabile con il prestigio della committenza, l'abbazia olivetana di San Girolamo ad Agnano, che nel Medioevo era una delle più importanti e fiorenti. Al centro della composizione svetta la Madonna col bambino, assisa su un trono. Il bambino è completamente assorto dal cardellino a cui sta offrendo una bacca, prefigurando la sorte che lo attenderà da adulto. Questo piccolo volatile, infatti, è simbolo della passione di Cristo. Sulla destra, Cecco di Pietro dipinge San Benedetto con la candida veste degli olivetani e Santa Margherita, che schiaccia sotto di sé un drago, simbolo del demonio. Sulla sinistra dipinge San Gerolamo, qui rappresentato tramite l'iconografia del cappello cardinalizio, che lo identifica come studioso e traduttore della Bibbia, e San Nicola, con la veste liturgica minuziosamente decorata. Una curiosa vicenda arricchisce la storia di questo polittico. Agli inizi del Novecento venne commissionata dai proprietari una copia ad un famoso falsario e copista senese, che in soli 2 mesi la approntò. Ancora oggi le ragioni effettive di tale gesto sono sconosciute, ma la copia invece è ben visibile, essendo esposta nella medesima sala del polittico trecentesco.